Eccoci qua, buonasera per un'altra diretta. Buonasera a tutti voi e a tutti voi. Un grazie a chi permette di fare queste dirette. E un grazie va a Gaetano e a tutti i suoi collaboratori. Senza di loro tutto questo non potrebbe essere fatto. Buonasera, non vedo ancora commenti, quindi aspetto che voi vi colleghiate per poter iniziare questa diretta. Sono in attesa dei vostri commenti. Ho aspetto, ecco qui. Ciao Jessica Pulli, un bacio. Sono contenta che tu sei qui presente in questa diretta. Aspettiamo un poco se ci sono qualcun altro che scrive e fa vedere la sua presenza. Sono un po' momenti difficili che stiamo passando e proprio per questo io stasera volevo parlare. Ciao Babba Di Meo, Di Meco, ciao Stefania Dente, un bacio, buonasera Mirella Restuccia, buonasera Mirella Greco, buonasera Salvatrice, Milli, Stefania Belli, Elga Selvaggio, Cristina Papani. Vi stavo dicendo, siccome sono dei momenti abbastanza pesanti, respiriamo proprio un'aria pesante intorno a noi, ecco che, ciao Sonia, buonasera Sara, un bacione, buonasera Valentina Vali, buonasera Tina D'Onofrio, e quindi quest'oggi io proprio volevo parlare della forza guaritrice dell'amore, perché proprio in questi momenti noi possiamo vedere come sia importante mettere in atto tutto il nostro amore che abbiamo dentro di noi. Buonasera Nunzia Esposito. E a tal proposito, io vi vorrei leggere alcuni messaggi che ho avuto da Metatron. Non, Anna Maria De Bellis, ciao. Io non è che, quando lui si è presentato una prima volta, mi ha detto: vengo da te proprio perché sei quella meno adatta che avresti potuto ascoltare i miei messaggi. Nel senso che io non ho mai creduto in pieno queste figure angeliche. Ciao Giovanna Manzo. Già vi ho detto un'altra volta, mi sembra che ci ho pure bisticciato. Quindi la prima volta che io sentii Metatron, dubitai pure della sua esistenza, non fosse altro che un ricordo di questo nome nella mia mente. Infatti, dopo andai a cercare l'esistenza di questa figura ed era un arcangelo che ho letto che rispetto agli altri arcangeli era stato prima uomo e poi
trasformato in un arcangelo. E quindi forse è per questo che si è avvicinato a me, perché io non ho queste grandi capacità. Quindi non è che dico che lui non sia qualcosa di importante. Scusami, dovevo chiarire le cose. Però è questo che io vi volevo premettere. Ora vi vado a leggere la prima volta che mi ha dettato, proprio nei momenti che stava incominciando a diffondersi queste varie notizie pesanti. Erga Selvaggio, ci hai litigato? Sì, nel senso che quando si parlavano che gli angeli potevano aiutare oppure non far cadere oppure tante cose, no? E io dissi all'angelo di mio figlio che lui in quel momento o stava dormendo o aveva altre cose da fare e quindi aveva permesso che lui morisse, quindi per me non esisteva, non c'era. Questo è il modo mio di litigare, va bene. Poi dopo, attraverso pure Gaetano, attraverso tante cose, ho fatto una specie di pace, va bene? Ecco che vi voglio leggere questa preghiera che lui mi disse di dover scrivere. È un po' un rifacimento di una preghiera che già c'è nella Bibbia. E dice: "Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla." Lui si presenta sempre così e chiude sempre tutto con questo inizio. Poi continua: "Il Signore mi guiderà in questa valle oscura, perché Lui è sempre con me. Mi proteggerà da ogni creatura malvagia e sanerà tutte le mie ferite, perché lui è in me e con me. E quando avrò timore di cadere, lui farà in modo che io mi possa rialzare, perché lui è in me e con me. Nulla di ciò che faccio è perfetto, ma lui mi rende perfetto nel modo in cui lui è perfetto, perché lui è in me e con me." Questa lui disse che la dovevo ripetere come una preghiera di protezione contro la tristezza e la mestizia e la paura che possono avvolgere, ciao Eugenia Baruzzo, che possono avvolgere il nostro animo. Di recente poi, anche se mi disse alcune cose, però io vi voglio leggere quello che mi ha dato più recente inerente proprio al significato della parola amore. Allora, lui inizia così: "Un uomo ama avere in sé la capacità di vincere la morte. Come fare per vincere la morte? Utilizza tutto quanto è nel suo sapere per allungare la vita almeno di un palmo. Ma non basta. Allora escogita una serie di percorsi alternativi. Si immette in un circuito da cui non sa uscirne. Tutto questo perché è semplice, non ha utilizzato la cosa più importante che ha dentro di sé, la forza che è generatrice di tutto quanto, che è l'amore." Il significato della parola amore non è a tutti ben conosciuto. Infatti, spesso viene scambiata per la passione, che è un sentimento generato dalle fonti più basse, dagli istinti che sono parte del cervello e che danno la sensazione di appagamento e di gioia. Ma poi tutto svanisce come in un fuoco di paglia, perché non danno più soddisfazione in quanto non hanno nulla di eterno, sono momentanei in quanto si avvalgono di sensazioni, cioè di sensi, e di sensi possono sbagliare. Allora, cosa è paragonabile all'amore in terra? Il genitore che ama un figlio, la persona che ama un'altra persona oltretutto.
Allora, cos'è l'amore? L'amore è quella forza rigeneratrice che si sente partire dal petto, dove risiede il cuore, verso l'alto o verso tutto l'universo. Il cuore è un muscolo molto più importante del cervello perché è quello che permette la vita. Il suo pulsare è un pulsare all'unisono con tutto il creato. Il battito del cuore è come una fonte di energia che si propaga in tutto il corpo, ma che va oltre il corpo. È in verticale e in orizzontale che l'energia che esce dal cuore va tutto intorno e si espande. Le persone che guardano gli altri non solo con i propri occhi, ma con il cuore aperto vedono l'altro come un proprio simile e non come un nemico, mentre coloro che si pongono dei ragionamenti con la mente vedono l'altro come un nemico da cui difendersi. Ascoltano un altro sentimento che è quello della paura. La paura genera odio, divisione, rabbia. Ed ecco che vi ammalate e che non capite che non c'è rimedio alla malattia se non si abbassano tutte le barriere che voi avete alzato. Il muro ora è alto, ma con l'amore tutto è possibile. Quando voi amate, dentro di voi sentite come una forte vibrazione che scuote tutto il vostro corpo. Questo perché è un qualcosa che arriva dall'alto. Siete in contatto con la fonte creatrice che tutto ama e tutto guarisce. Non c'è da stupirsi se qualcuno muore. Fa parte della vita terrena avere una fine nella materia, ma la sua spiritualità è viva ed eterna ed a questo voi dovete fare capo, alla vostra spiritualità e alla spiritualità di chi amate, perché le due spiritualità sono unite per sempre e per sempre avranno vita e unità e collaboreranno affinché nel mondo possa crescere il vero amore. Pulizia ora si sta facendo, ma voi non vi dovete preoccupare perché il vostro amore porterà in un'epoca dove regnerà per sempre l'amore. Perciò viene chiesto a tutti di espandere il vostro amore e di donare amore incondizionato, perché l'amore è una fonte di autoguarigione, di attivazione e di guarigione dalla malattia. Allora mandate via la rabbia, l'odio e la paura. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo mi è stato detto. E io ho voluto rendere partecipi. Ora do il via ai vostri commenti. Ciao Katia, Damiani, ciao, un bacione. Buonasera, buonasera di nuovo a tutte voi. Questa mia lettura di quanto mi è stato, ciao Francesca Toia, di quanto mi è stato dato, è proprio l'argomento che io vi ho detto principale di questa serata, l'amore come fonte rigeneratrice, come fonte di guarigione. Perché? Perché l'amore porta in sé a sentirsi vivi e partecipi verso l'alto, l'altra persona, la comunione con l'altra persona, il desiderio di abbracciare l'altra persona. Questo fa vibrare in noi una grandissima potenza, che è la potenza di andare oltre la vita terrena, di andare oltre il quotidiano, di vedere che tutto quello che viene donato è un qualcosa di meraviglioso. Alzarsi la mattina e guardare con occhi diversi il sole che sta sorgendo, la pianta che sta crescendo, il bocciolo di rosa che sta sbocciando. Questo è indice di amore anche della natura verso di noi. Perché? Perché con i suoi profumi, con la sua bellezza,
con tutto quello che riesce a donarci, noi dovremmo sentirci grati e felici. Perché? Perché questa vita è una vita meravigliosa, nonostante tutto. È sempre bello vivere, è sempre bello amare. Perché, vi torno a ripetere, l'amore è come una corrente che scorre dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Elena Gianotti, bellissima Adele, benissimo, sono molto d'accordo con te, soprattutto ora dobbiamo tornare alle cose semplici e perse. Sì, questo è un momento in cui ci viene chiesto di fare pulizia, di rendere le cose più semplici, non complicate. Manu Carloni, ciao. Ora vorrei da voi qualche domanda, qualche cosa per poterci chiarire meglio. Fate delle domande, dite cosa volete sapere da me e io sto qui per rispondervi. Non fate sempre parlare me, dite qualcosa anche voi. Manu Cadoni. Risolvere, vero, questo problema. Ma non, quale problema? Non l'ho letto prima. Se lo ripeti, Patrizia Tiziano, buonasera. Jessica, buonasera pure a te. Fedora, in che senso ora si sta facendo pulizia? Allora, nel senso che quello che in cui si era creduto o sperato fino adesso è come se in questo momento noi avessimo perso le nostre certezze e quindi in questo momento di sbandamento è qui che noi dobbiamo vedere, guardare dentro di noi e far pulizia dentro di noi, dare importanza a ciò che veramente conta per noi. Adriana Montalto, sì, l'amore è sempre salvezza. Anna Fiore, buonasera pure a te. Il fare sempre un qualcosa per il nostro tornaconto, prendere delle decisioni perché fa bene a me. Cioè evitare la sofferenza. Abbiamo visto che la sofferenza non si può evitare. Ci capita tra capo e collo, senza che noi lo richiediamo. Ora, cosa fare? Affrontare la sofferenza. Affrontare la sofferenza senza rabbia, senza paura, ma con la speranza nel cuore. Perché la speranza è il seme dell'amore. La fede è il seme dell'amore. Jessica, uniamoci in richiamo di energie positive e affidiamoci a Dio. Certo, ma dobbiamo affidarci anche a noi stessi, Jessica cara, al nostro dentro di noi. Noi siamo creatori della nostra vita. L'amore per la vita spesso lo si rivaluta dopo grandi sofferenze. Sì, Caterina Piana, ma non è solo questo. Il punto è che l'amore per la vita non deve essere un attaccamento alla vita, ma deve essere un inno d'amore alla vita. Quanto durerà questa emergenza? È possibile secondo te un'indicazione su questo? Allora, cara Stefania, nelle comunicazioni che io ho avuto,
loro dicono che tutto è in via di sviluppo e che non resterà a lungo fra noi questa momentanea sofferenza. Questo però loro dicono che comunque c'è bisogno che noi alziamo le nostre energie verso l'alto, e questo alzare le energie verso l'alto lo si può fare solo sentendo battere dentro di noi la vibrazione amore. Ed è un qualcosa che non lo si può dire a parole, è un qualcosa che lo si deve sentire ognuno nel proprio cuore, liberandoci dalla paura, liberandoci dall'ossessione, liberandoci da tutti quei pregiudizi. E non è facile, ed ecco perché loro ci sono vicini, ed ecco perché loro ci stanno dando una grande forza, una grande energia, a cui noi non dobbiamo acchiapparci per tirarli giù e per sentire che loro ci stanno aiutando. Siamo noi che dobbiamo innalzarci verso di loro. Piera Giro, io dopo la morte di mio figlio non ho più amore per la vita. Allora, Piera, io ti ho sentito altre volte e so quanto sia difficile, sentire di nuovo l'amore dentro di sé, quando si ha un dolore così grande. Però nulla di ciò che ci accade è fatto per farci star male. Quello che ci accade è per farci comprendere quanto noi siamo deboli di fronte a delle situazioni e quanto noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita abbandonandoci a quello che è l'amore superiore, non l'amore che si ha perché ti abbracci e ti baci e perché tocchi, ma l'amore che dai senza chiedere nulla in cambio. Un amore incondizionato che tu come mamma dovresti tenere dentro di te, ancora dentro di te. E questo amore incondizionato lo puoi ancora mandare verso tuo figlio e verso tutti gli altri esseri che stanno soffrendo nella stessa maniera tua. Non sei l'unica, non sei l'unica mamma che sta soffrendo, non sei l'unico essere della terra che sta soffrendo. Sappi che in Siria ci sono milioni di bambini innocenti che stanno morendo sotto i bombardamenti, sotto il freddo e nell'indifferenza di tutti quanti noi. Questo non è amore, questo è separazione, è odio verso un'altra razza che non ha senso. Allora io benedico mio figlio per far che mi ha fatto aprire il cuore verso l'amore incondizionato. Non sempre lo riesco a percepire, perché sono ancora nella materia, sento ancora i miei bisogni materiali ed è quello che capisco e capisco te, sento ancora il tuo bisogno di materia. Ma devi comprendere anche che tuo figlio ti ama, oltre la morte, lui ti ama. Lui è venuto a trovarti, si è seduto a fianco a te. Ti ha accarezzato, ti ha baciato, stavi stesa sul divano piangendo. Se avessi sentito l'alito che ti stava soffiando sul viso, avresti provato quanto è grande il suo amore, Piera mia. Non perdere altro tempo, lasciati abbandonare all'amore di tuo figlio.
Sì, Stefania Dente, alzare le frequenze con amore. Cristina Pagani, sì, amare la vita in ogni sua sfumatura, apprezzare anche le più piccole cose, amare tutto e tutti, collegarci alla terra che con la sua semplicità ci rende sempre grandi sorprese. Sì, Cristina. Cristina, è un momento importante della nostra esistenza. E qui va in gioco tutta la nostra creatività di esseri di luce. Non la possiamo spegnere questa luce, ma dobbiamo alzarla in alto come delle fiaccole. Stefania, ti senti positiva e non hai paura della situazione. Sì, Stefania, anche io mi sento serena, però sono triste, triste per quello che sta succedendo. Ciao Susi, buonasera. Amore senza aspettative particolari, sì Katia, questo è un amore incondizionato. È quello che altri ci hanno dato, per esempio, hanno dato. È stato tutto stravisato, ma loro l'hanno fatto veramente per amore incondizionato, affinché l'umanità sorgesse dal buio verso la luce. Anche nel periodo in cui Gesù è stato in terra, era un periodo buio, era un periodo in cui si era perso il contatto con il divino. Ed ecco che un uomo, come lo volete chiamare voi, è venuto per riprendere il contatto con il divino. Ecco il significato della croce, il palo in terra rizzato verso l'alto e le braccia aperte verso l'orizzonte. Perché? Perché l'amore accoglie tutti incondizionatamente. Ed ecco che è risorto, proprio perché così è l'energia divina. L'energia amore ci porta a risorgere, ad essere luce nella luce, vita nella vita. E non morte nella morte. Chi si sofferma alla morte rischia di non ritrovare la sua luce, il suo amore. Ecco perché è importante essere amore. Ma non perché si devono dare i baci e gli abbracci, ma perché si deve espandere la luce. La luce porterà di nuovo una grande guarigione per tutti, in modo incondizionato. Non guarderà a chi è diritto o a chi è storto, ma guarderà solo chi è pronto ad amare in modo incondizionato, perché l'amore propaga un'energia enorme, forte, vibrante, che produce altra energia, forte, vibrante, più della bomba atomica, più di qualsiasi altra cosa abbia creato l'uomo credendosi potente, mentre invece era già creatore, ma di un qualcosa che aveva dentro di sé e che lo può propagare in ogni momento, in ogni istante della sua giornata. Basta uscire fuori, camminare per strada e fare un sorriso anche a chi non si conosce, perché forse quella persona è uguale a me, ha bisogno di un sorriso per portare avanti una pesante giornata di dolore. Ecco,
che non ci dobbiamo fermare al nostro dolore, a guardare in faccia all'altro per capire che anche l'altro sta soffrendo e che ha bisogno di un attimo di luce mia per risentirsi di nuovo luce. Spargete la vostra luce. Caterina Piano, io credo che l'unico amore incondizionato possa essere quello che una madre per il figlio. No, Caterina, no. Una madre per il figlio ha il primo passo verso l'amore incondizionato. Ma se una madre trattiene il figlio, anche quelle madri, non è detto che il figlio che è morto, anche quelle madri che hanno il figlio vivente, ma lo vogliono tenere il figlio maschio specialmente, lo vogliono tenere vicino, lo vogliono far sentire sempre un bambino che ha bisogno di loro. Questo non è amore incondizionato. L'amore incondizionato lascia andare il figlio dovunque lui voglia andare, perché sa che l'amore tra lui e il figlio è eterno. Va oltre la morte, cara Caterina. Questo è l'amore incondizionato. E l'amore incondizionato non riguarda solo il figlio. L'amore incondizionato riguarda ogni creatura che è vivente in terra, oggi, adesso, in questo momento. Ogni creatura, come nella terra dei fuochi che stanno morendo all'età di 3-4 anni. Perché? Per l'ingordigia delle persone che dovevano guadagnare più soldi. Non Dio, ma le persone che non avevano amore, che non riconoscevano l'amore, che non si sentivano amore, ma davano importanza ad una vita terrena più di quella spirituale. Io non ho detto che noi dobbiamo stare con la testa fra le nuvole, ho detto che noi dobbiamo dare amore incondizionato, perché l'amore incondizionato ci fa stare in equilibrio tra cielo e terra e ci fa fare delle decisioni giuste per tutti, non per me, non per mio figlio, ma per tutti. Anna Fiore, fino a quando ho avuto l'età della ragione, ho sempre sensazione di non appartenere a questo mondo, sempre disarmata di fronte a questa realtà. Come sono? Sei bellissima, Anna Fiore. Solo che devi amare questo mondo, perché questo mondo ti sta dando un esempio di amore e tu lo stai apprendendo. Perciò non ti sentire disarmata. Sentiti parte di questo mondo perché tu sei un fiore bellissimo, c'hai pure il cognome, sei un fiore importante per il tuo creatore, ora, oggi, adesso e per sempre. Mari Valentina, essere positivi, ottimisti, attuare ad amare il prossimo, semplicemente la nostra vita, non giudicare e mettere etichette, nessun. Sono all'inizio del mio sveglio e sono convinta che è la vita giusta. Grazie di cuore, grazie a te, grazie per questo tuo mettere a frutto quello che senti dentro di te. Sei una grandissima donna, un bacione. Manu sta salutando a Katia, tutte e due si salutano. Piera, grazie a te, io ti bacio con tutto l'amore mio e di tuo figlio, che sta qui accanto a me e ti vuole dire, mamma, spera ancora, perché nulla di ciò che io volevo fare non ho fatto. Io sono felice e pieno di amore, quindi ti ringrazio per tutto quello che tu mi hai insegnato. Per il rispetto verso le altre persone, per il rispetto della giustizia. E non ho pagato nulla, sono perfetto così. Ti amo, mamma. Manu Carloni, ciao,
Salta il mio messaggio, risolverò il problema in... Ciao, salta il mio messaggio, risolverò il problema in Comene di Senigallia. Che cosa significa, mamma? Non ho capito. Quale problema? Non capisco. Che è successo a Senigallia? E cos'è questo Comene? Scusami, se puoi chiarire le cose io ti rispondo. Non è un uomo, è Dio fatto uomo. Caterina, io rispetto tutto quello che tu pensi. Io non lo so. Non mi permetto in questa sede di fare un catechismo. Va bene? Io dico quello che mi viene dal di dentro. Perché ognuno di noi siamo Dio fatto uomo, perché l'essenza creatrice è in tutti noi, tutti siamo figli di Dio, non c'è nessun prescelto, Dio ama tutti ed è quello che diceva Gesù Cristo. Antonella, c'è una grande stanchezza, Adele, quando... Questo mondo sembra precipitare sempre più verso gli abissi, ma che sia quel che sia. No, Antonella, non è questo. Io non mi sento stanca. Io mi sento triste per quello che stanno passando, patendo alcune persone e che anche noi siamo coinvolti in questo momento un po' più pesante. Di energie pesanti che stanno girando, ma io sono certa che tutto ciò che deve essere fatto sarà fatto. Non ci sono nessuni abissi. C'è il Signore mio è il mio pastore, non manco di nulla. Questo ha detto Metatron. Certo, siamo tutti tristi, nessuno avrebbe mai immaginato 2 mesi fa che tante persone avrebbero sofferto tanto. Certo, Stefania, infatti. Fedeli in corbaio, ma loro si vedono come se avessero un corpo terreno o si rendono conto di essere spiriti, appena si sentiranno spaesati. Allora, Fedele, questa è una bellissima domanda. Allora, chi è... Andato, ha aperto la porta ed è entrato nella vita ultraterrena. In un primo momento, sì, alcuni restano spaesati perché si vedono come se fossero così, come hanno lasciato il loro corpo. E quindi non capiscono che cosa sta succedendo, però intorno a loro arrivano delle figure angeliche, degli spiriti guida, tutti pronti per aiutare e far comprendere la nuova situazione. Non è che il corpo è proprio quello materiale, è un corpo eterico. Che lo si mantiene per quanto tempo lo si vuol mantenere, finché non si ritiene che si è, che c'è la possibilità di non ne averne bisogno. Di là tutto è relativo, nessuno giudica o comanda cosa fare. Sei tu ad essere il tuo giudice. Ma anche qui sulla terra dovremmo sapere essere noi, i nostri giudici e i nostri maestri interiori. Vedi che, scusate, devo vedere l'orario? Ah no, perché dopo c'è Gaetano e non voglio prendere, perché sarà molto importante quello che dirà Gaetano. Cristina Papani, è vero Adele, è così, il dolore è stato grande. Ma l'amore che ti arriva dall'altra parte quando riesci a sentirli è così bello, così grande, che toglie il respiro.
E a volte purtroppo, a volte la nostra materialità non ci permette sempre di sentirlo, ma quando arriva è meraviglioso. Sì, Cristina, è meraviglioso. Ciao Silvia, io non ti nascondo che dopo che se n'è andato mio figlio, ho passato tutte le fasi che voi mi state dicendo. Quindi mi permetto di darvi una spinta in più per farvi uscire da questo senso di smarrimento che uno sente, dal non voglia più di vivere. Però comprendo e capisco questo immenso e grande dolore che attanaglia proprio qui in petto il cuore. Ed è quello diciamo, la parte materiale vuole far chiudere, far non sperare più. Va bene? Mentre invece c'è proprio una battaglia con la nostra parte spirituale. E quando ha la vittoria la parte spirituale, noi sentiamo questa grande sensazione di respiro, di sollievo, che tu hai detto proprio bene. Sì, a volte la materialità si fa sentire perché abbiamo i sensi e questi sensi hanno bisogno di vedere, toccare. Non abbiamo ancora capito bene come usare la parte nostra spirituale. Però, mano a mano, noi riusciremo a capire. Sai, i figli, i padri, i mariti, tutti i nostri cari non abbandonano mai nessuno di voi, perché mi disse mio figlio una volta, perché noi siamo nell'amore e l'amore è fonte ed energia per tutti. Quindi, mamma, non temere mai di chiamarmi, perché se hai bisogno di me, io vengo subito perché io amo. Sono le piccole azioni per gli altri, amore. Qualsiasi cosa, Caterina, qualsiasi cosa è un atto di amore, basta che non aspetti nulla dall'altro. Perché? Perché l'amore non ha bisogno che l'altro te lo ricambi, perché l'amore è come un boomerang, l'energia ti ritorna indietro e ti senti dentro una forza e una carica risanatrice enorme. Tina D'Onofrio, va bene. Anna Maria Tagliabue, ciao Anna Maria, un bacione. Va bene, Katia, ogni tanto possiamo parlare, solo che lei non mi fa capire che cosa vuole. Non si spiega. Io la vorrei pure aiutare, ma non ho capito, non si spiega. Ah, ecco, devi portare una dichiarazione. Senti, cara Manu. Questo tuo problema è un problema che puoi risolvere in modo facile, ma tu ci stai mettendo tutta la tua rabbia, tutto il tuo orgoglio e tutta la tua paura. Abbandona e metti dentro a queste carte che stai portando tutta la speranza e tutta la tua fede e vedrai che tutto si scioglierà davanti ai tuoi occhi. Caterina, ciao, un bacione. Vai, man, senza alcun timore. Però Eugenia, amore incondizionato non pretende, dà e basta. Guarda, io non lo so dare proprio sempre, però Eugenia, cerco di impararlo volta per volta. Sì, infatti, noi mamme siamo faccio di strange d'amore per i nostri figli infiniti. Sì, è vero.
Manu, Manu, ti ho detto, devi andare con la certezza. Ciao Silvia. Stefania, un bacione. Stefania Stoppelli, un bacione. Fedora Palma, è una verità così semplice, così immensa, ma che non siamo capaci di capire. Dio ci ha mandato e ci ama in continuazione. Amore, amore è vita, senza morte. Ma noi nel nostro egoismo non guardiamo l'altro, per fortuna, ne sono convinta, la luce c'è e vince sempre sulle tenebre. Sì, Fedora, questo è poco ma sicuro, nessuno ci abbandona. Stefania Dende, sì, l'equilibrio c'è dentro te, è proprio lì che mi sento di essere. Certe volte penso che i miei errori dipendono da questo. No, Stefania, i tuoi errori dipendono dal fatto che tu pensi troppo e ragioni troppo. Manu, comune a Senigallia, sì, comune a Senigallia, vai e stai tranquilla. Per residenza, sì. E perché ti preoccupi? Vai senza preoccuparti. Ciao Cira. Silvia, Manu, Adele non è un'indovina. Prova a scrivere in un solo momento la tua domanda. Se Adele potrà rispondere o parlo. Manu, mi puoi anche scrivere in privato, però io ti posso assicurare che sono solo paure sue. Questo io sento come intuizione. Anna Fiore, Adele, grazie. Sì, io amo, amo tutto ciò che mi circonda. Godo delle bellezze che Dio ci ha donato e nonostante le batoste io continuo per la mia strada. Resto uguale. Gli inciampi li uso per migliorarmi, aiutare nel mio piccolo cerco di emanare luce. Brava Anna, il tuo cognome è proprio appropriato. Fiore, sei una bellissima campanula, una bellissima campanula di colore viola, così io ti vedo. Caterina Pian, lei mi ha solo bacchettato come una messa, fa con lo scolare, non mi conosce, spesso ha traviato le mie considerazioni. Grazie comunque. Caterina, io non ti ho bacchettato. Caterina, io ti ho solo voluto dire cosa significa che tuo figlio, ma non hai sentito, ti ho parlato di tuo figlio che ti sta vicino, che ti sta baciando, che ti accarezza. Non chiudere il tuo cuore, per favore. Non sentire me come se io volessi starti contro. Proprio questa sera, che è una serata che parliamo d'amore. Caterina mia, se io ti potessi far capire cosa è veramente tuo figlio adesso, io te lo porterei sul palmo delle mie mani per fartelo sentire. Non ho voglia di litigare, non ho voglia di dire cose che non ho detto, cara Caterina. Se hai sentito così, ti chiedo scusa. Non era mia intenzione bacchettarti. Forse delle volte uso un tono molto sbagliato. Per questo ti chiedo perdono. Sonia, la prova più grande è questa, affidarsi. Camminiamo insieme senza perdere di vista che l'altro siamo noi e viceversa. Aiutiamo dunque noi stessi a non voltare lo sguardo verso un altro orizzonte. Essere amore. Sì, Sonia, è esattamente questo. L'amore significa anche affidarsi. Infatti, questa è la cosa più importante. Fedele. Francesca, Adele, secondo te che insegnamento dobbiamo trarre dall'attuale situazione in termini spirituali ed in generale? Allora, cara Francesca, non so se c'è il tempo, adesso leggerò l'altra volta quello che mi disse Metatron. Allora, ora è tempo di digiunare.
Per digiunare si intende che bisogna avere l'animo pulito da ogni bramosia, da ogni orgoglio, da ogni timore, da ogni mestizia, da ogni abominevole stato in cui si è caduti per il solo scopo di sentirsi liberi di scacciare da noi la verità e l'amore. Ogni essere vivente ha preso in consegna questa terra. E non per suo godimento, ma per il bene di tutti, in quanto ogni essere non è fine a se stesso, ma è un fine di tutti. Ora non c'è condanna né giudizio, né state pagando nessuna colpa. Siete voi che avete stravolto il vostro essere in qualcosa che non sia più divino, affinché vi possiate sentire la morte lontano da voi. Ma nella vostra mente non avete compreso che la morte viaggia al vostro fianco, in quanto non c'è possibilità di sfuggirla. Nel soffrire avete cercato sollievo, in vanità, e solo in terra credete che ci sia la vita. Ecco perché i vostri errori si stanno rivoltando contro. Non lamentate, non state facendo altro che mettere in equilibrio ciò che voi stesso avete messo in uno stato precario. Ora è tempo di ricucire lo strappo, perciò mettetevi all'opera e non fidatevi dei falsi profeti né dell'ingegneria umana, ma fidatevi di voi stessi e del vostro essere divino che è in voi. Pace per tutti. Ecco che cosa chiedono all'attuale situazione. Questo è sempre Metraton. Queste sono le sue parole. Se all'altra mamma è sembrato che io bacchettassi, immagini quando io ho sentito questo che mi è stato dettato, come mi sono sentita. Allora, Katia Damiani, Caterina Nere, dolcezza fatta persona, le tue parole ci sostengono, dobbiamo porci nella giusta maniera per cogliere il senso. Vedrai che riuscirai anche tu, Manu Cialloni. Vado con fede, grazie. Sì, devi andare con fede e speranza, Manu. Perché io sono con te. Manu Cialloni, grazie. Mamma, grazie papà. Sì. Caterina, Buonangelo, ciao Susi. Grazie a te, grazie ma a te Adele, dell'aversi fidato. Donato Medagli, buonasera Adele, a te e a tutti gli amici. Conferma Adele, oggetto è finita. Eugenio, sì cara, pure io non sempre è facile. Poi mia figlia si fa sentire nel mio cuore e cerco di capire questo cuore che soffre in amore. Anche se a volte ci trova muri davanti. Eugenia, non fa niente. Questo è un insegnamento, anche se troviamo un muro, è un insegnamento per il nostro orgoglio, per il mio orgoglio. Le parole vengono dal profondo del cuore. Anna Fiore, grazie a Dio. Ci siamo conosciute a Comini di Palermo. Ma abbiamo solo interagito in un momento di pausa, in relax. La prossima volta verrò ad abbracciarti. E mi farò riconoscere, sì, Anna, Fiorellino, sì. Grazie le tue parole di verità, grazie a voi. Sono pochi minuti ancora e voglio ringraziare in questi pochi minuti tutti voi della vostra presenza, della vostra fiducia. Ciao Gaetano, un bacio anche a te. So per lasciarti la diretta e vorrei in questo momento chiedere a tutti voi di innalzare le vostre vibrazioni. Abbandonate tutti quei sentimenti di orgoglio e di paura. Facciamo una preghiera prima di lasciarci. Vediamo cosa ci viene dettato? Io
Ringrazio che mi sia stato dato la possibilità di poter parlare in questo momento difficile. Ringrazio il nostro creatore di essere stato partecipe di questa serata. Ringrazio tutti gli amici e prego perché tutto ciò che avvenga sia fatto nella piena consapevolezza che nulla è fatto per il nostro male, ma tutto ciò che avviene, avviene affinché noi possiamo essere sempre di più luce nella luce. La pace regni nei cuori di tutti noi. Amen. Allora vi saluto e spero di aver fatto non troppi danni a tutte voi e di avervi aiutato in questo momento un po' difficile. Io sono reclusa qui in casa perché i miei figli non mi fanno uscire di casa, temono che io mi possa ammalare e quindi mi sento un po' in gabbia, però a questo momento sono certa che passerà. Un bacio a tutti voi e sia per voi questa serata una serata che porti sempre di più luce nei vostri cuori e tanto amore e che questo amore sani ogni creatura che incontrerete. Un bacio.